da Rong, Carbonara, tutto quello che ci stiamo andando. Diciamo... Carmelo, Magalamagna, tutti. Quindi c'è stato un intreccio, diciamo, tra politica e sindacato. Che... Intreccio politica e sindacato, perché loro stessi mi mettevano come rappresentante nel sindacato. Quando non c'era nessun Abovino che faceva queste pratiche, ero io che li facevo a tutto quanto. E come partito, diciamo, comunista di Bovino? Io sempre partito comunista, sì. Dal 1944 con l'inizio dei pionieri di Gramsci. Uh-huh. Ah, con l'inizio dei pionieri di Gramsci. Uh-huh. Nel 1946 mi passato ai giovani comunisti, uh-huh, con la sezione Nante Santo Pietro andò come si chiama, Raffaele Ciuvizzi. Quella casuccia, facevamo le pratiche, facevamo ringa, facevamo tutto. Uh-huh. E con i socialisti che rapporti ci stai? Molto stretto. Beh, perché erano numerosi. Molto stretto, ci fregavano sempre, perché noi con tante volte pigliavamo un consigliere, no? Uh-huh. E loro con poche volte si facevano votare le preferenze. Escevano due o tre consiglieri. Erano attivi sotto questa scelta. Ci hanno sempre fregato in altri tempi. Sempre per me, io mi raccordo, tanto loro, noi raccordo Pasqualetto, per esempio, ce l'ho fatto parecchie volte. E comunque tanto si parla Carbuino, quanti abitanti stai? Michele, eravamo 9.500 abitanti. Era... A me facete parte della commissione mandamentale elettorale, uh-huh, quell'anno è stato anche nel 60, uh-huh, che cancellammo queste 500 persone sopra la lista elettorale, Francia, la Germania, a Marzocca, che era il giudice, uh-huh, e ci dice che dire. Sì, facciamo fare un timbro, emigrante. E tu sei sempre a scrivere emigrante, guagliamo tutti di cazzo lì, purtroppo era così. Oh, dei collaboratori più stretti, diciamo, del partito, chi ti ricorda stavo più vicino? Del partito comunista? Era Vicenzo Zorzi, Pompeo Ranieri, magari Berardo, Giovanni Lo Fontanese. E questi qua erano impiegati comune? Non era consigliere comunale, era dipendente comunale. Tutti dipendenti comunali. Uh-huh. Berardi, Cacalardi, che stava alla Giazzetta, e poi è venuto Michele Russo Castellana, uh-huh, tutti i giovani più all'età media. Grasso pure. Grasso. Cocciarani. Ma grazie, è venuto all'ultimo, dopo il 75 che fu, ma l'autorista Michele Berardi c'è stato, stava, come si chiama, Giovanni D'Andreu, che teneva un negozio vicino alla farmacia da Bascio. Giovanni faceva parte. Che vendeva cucine. Vendeva cucine, stava... Michele Rotondo Fontanere, Steve, Michele Ciallamamma, Michele Russo, Michele Cotuchicci, Castellani, che era ma sempre la partito comunista. Facevamo delle grandi feste dell'unità, che facevamo, Albre nella tela, che debellamo la pesca. La pesca, le voglie che... Le sezioni che società aperta il Partito Comunista Buina, dove sostiene? Questa qua che dite. Dunque, la prima sezione San Pietro. È stata. Andò a mettere a Romento, stavo Romento. Quella sezione là. Sì. Andò, faccio l'ultimo. Quindi là. Poi c'è stata quella. L'altra sezione era in Andrew Carman. Di Gino, di Metro Carmelo, da là quella era femminile, sì. A mia parte. Poi l'altra sezione era via San Domenico, la porta come salta via San Domenico, quella, là erano i giovani, si scascia una ramigione e le vigne creuse.
E com'era se non vedi? Se non vedi, è Maria, se solo. Ah. Quella c'era un tempo che faceva la cazza alla festa. Qui non si faceva manco vedi. No. E quindi ce lo portai Mario Russi. Mario Russi, un fratello, mi aveva la puntera. Quindi vieni, che da portiamo la riunione la mattina sotto guida della televisione, mattina. Un cazzo di Mario, buon anno. Cioè, manca bene. Pazziare, perché un cazzo un bocchiere. Con la guida se tenei tutto cosa presi a fare un bocchiere. Non niente, avevamo pigliato appena 2-3 litri. Questi erano 25 litri la cazzo. Era l'unico, quell'anno l'unico vino che teneva lo teneva Mario Russo, gli stavo giù, perché era stata una malanna. Insomma, allora questa qua sono le sezioni che ti racconto, ma... Quella è la sezione che è stata, siamo stati di più, la sezione che sono stati pure sopra, per la porta, dove stavamo la guerra, la Pollerei. L'ha venuto di morte, ma là... con i due tabacchi perché non ecco che la fotografia. Ah. Con i due tabelloni, sopra casta. Sì, andavamo, sì. Scrivemmo i tabelloni con Gioppino e con Tilli. Scrivere la notte, fino alla mattina, facciamo i tabelloni grossi. Scaffammo dalla mattina come arrivavamo a Bora. Carmonucci e Ciscarelli stavano alla tromba, avevamo visto quattro trombe grosse. Quelle trombone grosse. Quando arrivavamo a bandiera, quindi venne fettissimo, basta, che quello è il capo del governo, Carmono alza dopo questo tronco. Lì poliziotti, stavano dicendo poliziotti con la banca, quando adesso si faceva. E la mattina lì il giornale è scritto, Mori è stato accolto con linea di bandiera rossa. Sì, però la Buina si parla sempre della rivoluzione, si faceva una volta, con l'Ifrisola a capo, eccetera. Dunque, fu nel 1900, subito dopo la guerra. Subito dopo la guerra, che il sindaco, il primo sindaco fu, prima ci fu il Comitato di Liberazione. Questo Comitato di Liberazione, stava l'Avvocato Rocca, stava il Consiglio, stavano tutto. Qui sali grosso. Poi andammo alle elezioni, se furono le prime elezioni e fu eletto Don Giovanni Relais, un vecchio geometra con il corso storto, così. E abitavo qua, questo palazzo che fate Brodì qua. Dove abito pure io. Ma tanto era al secondo piano prima. Al secondo piano, la mattina, quando andavano, eravamo chiuso di gente femmine. Femmine, uomini. Incappavano le patelle, la patelle, perché allora era tutto il mattino sciopero. Sì. Poi, quindi come succede questa rivolta popolare? Come succede? Perché la gente trovava lavoro, gli trovavano il patino non ce ne stava, e si ricorreva sempre all'usina che si ricorreva, c'era una fama che non indifferente. Poi si dimise lui, tra sì e Michele Rotondo, capo d'oro. Quindi ha fatto Santa Badalamessa, mettiamo il nome, Santa Badalamessa. Badalamessa perché era siciliano? Perché era un capo bandito siciliano. Vabbè, ma quindi era proprio bravo, cioè ascoltava la gente, mi sembra. Poi non lo so. Sì, ma fu Pombera Nere, ci mettiamo a mio cugino, che era un cugino, mettiamo a quindi che quindi stavo collegato con Don Angelo Rupreva. Don Angelo Cuprepe lo chiamavano ministro degli esteri. Eh sì, era tutto così. E che rapporto c'è il Partito Comunista d'Italia con la Chiesa? Niente, rottura. Rottura proprio. Rottura. Io mettevo l'occasione dalla Chiesa che faceva la festa e noi con quattro trombe fuori a Lucca. Allora dovevamo fare un concordato. Un maresciallo Genova disse, ma lo metto in galera tutti e due. Che era il segretario della sezione e Don Lorenzo, così la fenete, sta con me la malguera vizia. Allora dicette, ma ci penso io, dicette, maresciallo, non vi preoccupate, ma vi penso io, come stava Don Lorenzo con un libro in mare che leggeva sopra la scheda della chiesa, faceva aiuto e venuto, leggeva che aspettava la vista, e lui tutto il trombo, barca preparato, quella sera aveva venuto con un potere di Matteotti. Carlo Matteotti, Avani, e noi preparato tutte queste trombe qua, lo guido. Intanto, scettiamo ci prendi, qui chi aveva parlato prima, scettano, poi scettano un maresciallo, scettano, senti,
se lui toglie le campane di